Il montaggio di Franco Marzella ci mostra una Fiorentina sciupone e sfortunata mentre la Sampdoria ha vinto senza brillare. Qui un tentativo in acrobazia di Jugovic. Poi si vede soltanto la Fiorentina. Effenberg ruba palla a Vierco, Odo confeziona l'assist per Battistuta, ma è molto attento Pagliuca. Ancora Effenberg, passaggio per Laudrup, buca a Walker, arriva Carobbi, non trova il bersaglio. Ancora il tedesco per Laudrup che chiude troppo l'angolo, sciupando una palla gol. Battistuta per Effenberg, si vede soltanto la Fiorentina in questa fase del primo tempo, fa tutto per bene il tedesco tranne la conclusione. Mancini, il migliore della Sampdoria, aziona Jugovic, palla che arriva poi a Serena che cerca il gol di precisione, c'è il palo. Pairetto ha concesso un calcio di punizione per questo intervento di Pioli su Mancini, decisione molto contestata dai giocatori della Fiorentina, quasi un presentimento, tira Jugovic, deviazioni di Baiano, niente da fare per Mannini che sostituiva Mareggini. Ripresa, contatto tra Luppi e Lombardo, shock midollare, paralisi degli arti inferiori per alcuni minuti, poi Lombardo si è ripreso. La Fiorentina, tutto suo il finale dell'incontro, tentativi di Baiano sotto gli occhi di Sacchi che gli aveva sempre portato fortuna, stavolta Baiano non ha segnato. Prova anche Carobbi, ma Pagliuca è all'altezza della convocazione nazionale. Poi il portiere della Samp ingaggia quasi un duello personale con Effenberg che prova da questa parte e dalla parte opposta, senza esito per la Fiorentina. In zona recupero espulso Luppi per questo intervento su Mancini. E poi siamo al 48esimo del secondo tempo, colpo di testa di Mancini, deviazioni di Pioli e palla nel sacco, 2-0 per la Sampdoria. Ci sono stati degli incidenti a fine...